Eccoci qua, cari amici della mia vita spaziale, per una nuova puntata dedicata al mondo del digital. Oggi parleremo di una piccola app che però fa una cosa molto utile e molto semplice. Spero che vi piaccia. La scopriamo subito dopo la sigla. La mia vita spaziale. Come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Qualcuno mi dice che talvolta sono molto tecnico, in realtà io mi sembra di essere molto molto semplice quando parlo, e quindi oggi vorrei dare a tutti voi, miei carissimi ascoltatori, che siete ormai davvero tanti, una piccola app, un sito e qualche consiglio per fare una cosa molto semplice. Infatti mi ha chiesto una mia amica di poter avere delle foto da un profilo di Instagram. Come sapete, Instagram non permette di salvare le fotografie, perché appunto è un posto dove uno mostra le proprie foto. Instagram sta avendo un successo davvero planetario, viene utilizzato per ogni cosa, e diciamo che l'asse di Instagram si è spostato. Questo è il dramma di Facebook. Facebook, cioè Mark Zuckerberg, che ha comprato Instagram, è andato a fare la spesa, si è portato a casa nel carrello questa bellissima applicazione, l'ha un po' rovinata, come spesso fa lui, perché Instagram era nata come un'applicazione, diciamo, per i fotografi. Il formato quadrato stile Polaroid era il suo specifico, e uno raccontava la sua vita, le sue cose, le sue emozioni attraverso una foto. Potremmo dire che Instagram serve a questo, dillo con una foto. Poi nel tempo è sorto Snapchat, che ha inventato le stories, che sono diventate molto più interessanti, questi piccoli video di 15 secondi. E allora cosa ha fatto Mark Zuckerberg? Prima ha voluto comprare Snapchat, poi, dato che quelli di Snapchat non gli hanno data l'applicazione, allora si è comprato Instagram, e con Instagram ha copiato la funzione delle stories. E da quando sono entrate le stories in Instagram, davvero è diventato il posto dove c'è di tutto, cose che non c'entrano più nulla con la fotografia, con la bella fotografia. I filtri delle foto di Instagram rendevano belle anche le foto più brutte, ma ora con le stories davvero tutto è cambiato. Da quando poi Instagram ha introdotto i Reels, che sono questi piccoli mini video dance musicali un po' che fanno il verso a TikTok, che è un'altra grande applicazione social che sta spopolando nel mondo e che rischia di far portare via un po' di utenti a Instagram. Da quando sono entrati i Reels la cosa è ulteriormente peggiorata. Allora torniamo a bomba. Questa persona mi ha chiesto di poter avere da un profilo serve per lavoro delle foto di un bel profilo che lei segue, e mi ha chiesto: ma che io non riesco col mio iPhone a scaricarmi le foto. Ebbene, c'è il trucco, per ogni cosa c'è il trucco, perché con internet si può fare di tutto. Ti consiglio un semplicissimo sito, se tu non lo conosci, si chiama DownloadGram, è la parte finale quella di Instagram, DownloadGram, e trovi il link nelle note dell'episodio, dove tu semplicemente metti il link del post che ti interessa scaricare, fai download e lui ti scarica l'immagine in alta definizione, esattamente come l'ha caricata quello che ha fatto il sito. Ci sono anche degli altri programmi che ti permettono di scaricare tutto il profilo di Instagram, cioè tutto intero, tutte le foto. Per esempio, tu hai un competitor, una persona di cui ti interessa avere tutte le sue foto senza dover, con DownloadGram, foto per foto scaricartele. Ebbene, puoi andare in questa applicazione, che puoi scaricare gratuitamente sia per PC sia per Mac, che si chiama 4K, cioè 4K Storgram, e questa applicazione ti permette di scaricare al massimo due utenti contemporaneamente, fino a 100 post per profilo. Ma per eliminare queste limitazioni bisogna acquistare la versione premium del programma, con prezzi a partire da 12 euro più o meno, 14 centesimi, insomma, più o meno. Ecco, quindi però anche nella sua versione gratuita puoi scaricare un bel po' di foto, tutte in un colpo solo,
Così ti ho dato due strumenti utili per poter fare marketing e per goderti delle belle foto. Oggi consiglio very very easy, proprio molto semplice, molto banale, però talvolta anche le cose banali non si conoscono. Io non conoscevo questo Downloadgram e invece ritengo sia molto utile, perché ogni tanto capita di dover scaricare una foto da Instagram. Bene. 35, 18, le voci degli astronauti, voglio solo segnalarti che questo podcast La mia vita spaziale sta crescendo sempre di più. Adesso l'ho iscritto anche in un servizio di podcasting indiano, perché davvero tutto il mondo può ascoltare La mia vita spaziale, e ho fatto domanda anche per entrare in Amazon Music e in Audible, perché anche Audible ha la sua sezione dei podcast, quindi tra poco si potrà ascoltare anche in Audible. Naturalmente lo puoi ascoltare in tutte le altre applicazioni, quindi Anchor, Spotify, naturalmente iTunes per Apple con la sua applicazione podcast, che è quella che anch'io uso sempre tutti i giorni, e naturalmente nella casa madre dove io pubblico tutti i miei podcast, che è Spreaker. Se tu vai su Spreaker puoi anche lasciare un commento, puoi mettere stelline, così anche su iTunes, e ti invito a farlo proprio per diffondere sempre di più questo podcast ai tuoi amici e a tutte le persone che magari possono essere interessate a far diventare la loro vita sempre più digital, cioè sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.